Buonasera da Trip TV, il nostro TG di oggi, che è martedì 22 di febbraio. Allora, le novità di oggi quali sono? Più o meno per quanto riguarda Civitavecchia nulla. Ci abbiamo che sta preparando la sua entrata in campo a Tarquinia Giovanni Moscherini e è notizia di oggi che è pronto anche il celebre avversario Pietro Didei invece che scenderà in campo a Cerveteri. E Civitavecchia che sta in mezzo subirà i fasti buoni o i nefasti, cioè nel senso, perché noi comunque abbiamo la certezza matematica che anche se improvvisamente si materializzassero le 10 firme per chiedere la sfiducia del sindaco Pozzolini e che poi ne trovassero addirittura 13 per mandarlo a casa, comunque si va a votare nel 2018. Perché il termine ultimo era il 24 febbraio, quindi ormai ci siamo, ma soprattutto non c'è nessun consiglio convocato, ma tutto questo andava fatto 10 giorni prima, quindi il 14 di febbraio. Detto questo, quindi tenemosi quello che c'è, o comunque un commissario, poi ci saranno le varie tappe, le varie cose. Stona in tutto questo le dichiarazioni di Fabrizia Trapanesi, che dice: dato che il forno è partito, dato che tutto è fatto, bisogna farlo. No, tra parentesi, da uno che ha raccolto le firme, un'altra che sta là, io questa cosa non l'accetto, nel senso che se una cosa fa schifo, indipendentemente da quanto costa levarla, da quanto costa sospenderla e tutto quanto. O il forno vi sta bene e allora ve ne dovete assumere la paternità. Oppure il forno non sta bene, non si può dire che si possono sprecare i soldi, perché i soldi magari li sprecheremo, però salviamo qualche vita umana. Quanto vale una vita umana? Ditelo voi, cari signori grillini che siete al governo di Civitavecchia, perché qui state mercificando una situazione. Non è quanto è bello l'ospedale, quanto è bello il castello, quanto è bello l'Arenile, quanto può essere bello un deozio. Qui parliamo di vite umane. Abbiamo superato i 600 morti a Civitavecchia, o moriranno tutti di inquinamento, certo, indubbiamente, ma sono due al giorno. Non so se rendo l'idea. Quindi il forno, così come il gasificatore, così come la centrale, sono fonti di aumentare del 50, 100, 300, 1000% le possibilità di morte. Quindi dire la grande cazzata che ormai è quasi finito, per cui lo dobbiamo finire, non sta né piedi né in cielo né terra, perché se io una cosa non va bene, non va bene, pure che l'hai finito te lo faccio butta giù. E ci dovreste pensare soprattutto voi che vi ritenete, eravate ambientalisti e tutto il resto, tutta sta pantomima, e poi adesso siete i paladini della città e della situazione. Non regge. Non regge il discorso dei Trapanesi, mi dispiace, anche una ragazza che conosco, che non è che basta andare da Grillo e funziona, perché Grillo 3 anni fa ha detto: mai lo stadio a Roma, adesso si sta adoperando per far fare lo stadio a Roma, perché probabilmente ci si magna e fa piacere mangiare. 3 anni fa ha detto di no, 1 anno fa ha detto di no. Quindi la coerenza non è il vostro forte, men che meno di chi sta a Civitavecchia, che ci piace parlare di quello, ci piace dire di quell'altro, e ci abbiamo edilizia e crisi nera, allarme sindacali, problemi sindacati con le centrali, problemi sindacati con tutto, appello dell'UGL e mobilitazione generale, la grave crisi occupazionale e sociale sta colpendo la nostra città, necessita una risposta. L'unico che in consiglio ha avuto il coraggio di dire mi state facendo perdere tempo, non parliamo della crisi occupazionale, è stato il dottor Guerini, che si è alzato e se n'è andato. E voi lì a cazzeggiare. E c'avete Helios, 90 famiglie che il 1° marzo vanno tutte a casa e ancora devono prendere i soldi dello stipendio. Cioè, questa è la realtà. Risolvete mezzo problema, fate quello che volete, ma fate qualche cosa, perché questo è il problema di Civitavecchia, che non si fa niente. Nato bene al carnevale non si può ripetere perché mancano i soldi, nato bene non si può fare, e le buche, domani faremo il servizio sulle buche, è una cosa ridicola. E buttiamo soldi, De Orsi aspettiamo il progetto, quell'altro aspettiamo quell'altro,
Non ce n'è una che va bene. Dov'è che non aspettiamo nel costruire il forno che lavora 7 giorni su 7 a triplo turno al giorno? Oh, è un film. Comunque, scarichi del porto, scarichi inquinanti, Civita Cervete e la Dispa, interviene la Guardia Costiera. Poi i fumi delle navi, Petrelli dice ampliare la zona dello zolfo a 0,1. Poi abbiamo il 32 a Fiumaretta, qua centrale. Comunque, c'è qualche cosa. Che altro c'è? Carabinieri che incontri antituffi e la Tidei, la deputata, che è in missione a Pristina. Questo è il panorama cittadino di quello che c'è. In più abbiamo visto, c'è stata una cosa sulle navi, che non si sa che fine ha fatto una donna cinese che risultava nella lista passeggeri di una nave arrivata martedì al porto, ma non è mai sbarcata. E quindi la polizia di frontiera è intenzionata a fare chiarezza su ciò che potrebbe essere accaduto su una nave crociera, la donna viaggiava insieme al marito e ai due figli piccoli, ma non è tutto. Ci sarebbe anche un altro particolare, ovvero l'atteggiamento del marito che secondo indiscrezioni non avrebbe denunciato la scomparsa. E quindi noi abbiamo le cose che succedono in Valle d'Aosta, a Cuneo, in provincia di Brianza, il cinese in gita premio, probabilmente si è disfatto della moglie o sarà scivolata in mare, non lo so. Comunque non è sbarcata, in questo caso lo zelo della polizia di frontiera ha trovato questa situazione anomala. Per quanto riguarda lo sport, nel recupero, oggi pomeriggio il Toff è riuscito a pareggiare allo Scoponi con il Crecas, era stato è andato per primo in vantaggio sul rigore al 38esimo, e ovviamente l'espulsione del giocatore che ha commesso il fallo da rigore. In 10 il Crecas all'88esimo è riuscito a pareggiare. Per quanto riguarda il Civitec, allenamento tranquillo con il nuovo mister che sta studiando più o meno che cosa poter fare come tattica. Rimane, è tornato Festa, che però rimane con il lavoro in disparte perché ce ne avrà almeno per altre 2 settimane. La palla a nuoto, si parla di cominciare a vedere che succede. Siamo al giro di boa sabato e sarà anche il rientro di Zanetic contro la sua ex squadra che era proprio i Muri Antichi di Catania. L'altro avvenimento della settimana, ce ne sono altri due nello sport, cioè il basket, che riceverà da capolista ormai da 4 settimane solitaria, riceve proprio in casa la seconda in classifica e quindi può ipotecare definitivamente anche il primo posto a 6 giornate dal termine, come ha già ipotecato la matematica accesso ai playoff. E poi c'è la ginnastica con SGin che sarà impegnata nella prima trasferta della nuova Serie A edizione 2017, ma sugli avvenimenti sportivi torneremo nel corso di questo fine settimana, tra domani e dopodomani, insieme anche a Giovanni Pimpinelli. Per la politica e per Civitavecchia, appuntamento a domani e vediamo che succede. Buonanotte.